Bentornati sul mio canale, eccoci qui all'unboxing del Lumileague One Pro. Si riparte da qua. È davvero da tanto tempo che non faccio più un video e sono felice di poter condividere con voi questo nuovo prodotto. Acquistato da Gearbest, appena messo in promozione a 147 € e tempo 2 settimane ed eccolo qua a casa. Ovviamente in dogana, quindi chiunque può ordinarlo senza alcun problema, senza costi di spedizione o comunque pochi centesimi di spedizione. Andiamo a vedere subito che cosa c'è all'interno del pacco e della confezione. Apriamo. Qua abbiamo il mitico adattatore per trasformare il caricatore cinese a una presa di tipo europeo. E qua c'è la confezione, dentro la confezione c'è di confezioni del nostro smartphone. Andiamo ad aprirlo. Ben incartato, quindi comunque la confezione sembra decisamente venuta bene, non vedo urti, quindi anche se è di cartone è mantenuto abbastanza bene. Confezione buona, qua troviamo tutti quanti cerchi concentrici, non so se si vede dal video. Lì dietro troviamo tutte quante le specifiche del prodotto. Andiamo a aprire la confezione. Prima di tutto c'è il cartoncino di Lumileague che ci ringrazia di aver effettuato l'acquisto. E sotto abbiamo il nostro bellissimo smartphone. Questo smartphone ovviamente non nascondo che ha similitudini con caratteristiche simili a prodotti ben più famosi di questo. Allora, qui abbiamo una bellissima custodia data in omaggio da Lumileague con un effetto similpelle, ovviamente plastica. L'interno è molto più bella secondo me con questo effetto un po' più vetrato. Mentre dietro appunto abbiamo questo effetto similpelle che magari va a fare l'antiscivolo. Abbiamo due colorazioni per questo smartphone, hanno fatto colorazioni Twilight, ovvero questa qui, questa colorazione bellissima che devo dire è veramente allettante per qualsiasi tipo di ragazza o moglie che avete a disposizione a casa ed è davvero bella. Se dovete fare un regalo assolutamente vi consiglio questa colorazione, se no avete la colorazione a fibra di carbonio. Andiamo a togliere anche la pellicola frontale. Ovviamente questa è solamente quella falsa, sotto abbiamo già un'altra pellicola applicata. No, non è vero, non c'è nessun'altra pellicola applicata. Pensavo ci fosse. Qua abbiamo ovviamente tasto di accensione con anche lettore di impronte digitali, bilanciere del volume, volume su, volume giù. Qua sopra abbiamo il microfono secondario per la riduzione del rumore ambientale, videocamera frontale che è comunque da 16 megapixel, abbiamo la cassa audio per le vostre chiamate e qui troveremo anche un LED flash. Nella parte sinistra dello smartphone abbiamo l'ingresso per la nano SIM. Abbiamo due, ovviamente un doppia SIM, quindi possiamo mettere simultaneamente due nano SIM oppure una nano SIM e una memory card da fino a 64 GB senza alcun problema. Nel lato inferiore dello smartphone invece andiamo a trovare ovviamente jack da 3,5, cosa molto importante che non hanno tralasciato, microfono appunto per le chiamate, attacco per l'USB di tipo C. Che è davvero molto buono, ovviamente. Cioè, è la differenza principale tra Lumileague One Pro e Lumileague One, ovviamente il tipo di carica che potete effettuare tramite il caricatore di tipo C. Altoparlante di sistema che oltretutto è doppio in questo smartphone, quindi avete anche una doppia amplificazione anche per questa cassa. Andiamo a parlare invece appunto delle dimensioni del prodotto. Il prodotto sono 14,84 cm per 7,14 per 0,83. Il peso è notevole per un prodotto così piccolino, cioè 180 grammi, ma comunque si tiene molto bene in mano e anche con la custodia mi sembra che sia decisamente maneggevole, anzi con la custodia mi viene ancora più facile tenerlo in mano. Andiamo a accendere il nostro smartphone, oltretutto la custodia è fatta molto bene, va a ricalcare la fisionomia dello smartphone, vedi abbiamo comunque
tutti quanti i buchi al posto giusto e anche vedere delle filettature come fosse quella dello smartphone vero. Anche abbiamo una protezione appunto anche per le due videocamere posteriori. Le videocamere posteriori che sono leggermente sporgenti, ma non danno più tanto nell'occhio. Andiamo a vedere, abbiamo acceso, andiamo a mettere la nostra accensione. Vabbè. Andiamo a impostare l'italiano, Italia, inizia. Saltiamo tutto quello che è saltabile e andiamo a vedere il nostro smartphone e quello che è. Questo smartphone mi dà tante possibilità di sblocco, ovviamente oltre allo sblocco che appunto si trova sul pulsante di accensione, quindi avete il sensore per l'impronta digitale direttamente qua, tutto si tiene anche molto bene, dato che ve lo trovate direttamente sul lato destro è comodo. Abbiamo anche il riconoscimento del volto, poi toccherà a vedere in un video successivo se funziona realmente. Allora, l'interfaccia grafica è molto semplice, Android 8.1 stock, ricapitoliamo le caratteristiche del prodotto, che ovvero sono un processore octa-core della MediaTek 6763, che sarebbe appunto l'Helio P23, un octa-core da 2 GHz unito alla GPU Mali GT71 in MP2. In Android la versione 8.1 stock Oreo, 4 GB di memoria di RAM, 64 GB di memoria interna. Abbiamo tutti i tipi di sensori possibili, quindi prossimità, bussola, gravità, appunto riconoscimento facciale, luminosità, impronte digitali, giroscopio. Una cosa particolare che appunto a questo smartphone che gli viene riconosciuto ovviamente è che ha il sensore NFC, non è un'altra differenza che ha con Lumidigi One, che è sfornito del sensore di NFC, GPS, GPS e GLONASS. Come dicevo appunto, poi abbiamo la batteria che è da 3250 mAh, abbiamo comunque le fotocamere che sono la posteriore da 12 megapixel più 5 megapixel per poter eventualmente poter fare l'effetto bokeh, e la frontale per i selfie che è da 16 megapixel. Potremo riuscire a realizzare video in Full HD a 30 fotogrammi per secondo. Andiamo a vedere un po' il sistema come funziona, se è fluido, comunque sia, o almeno comunque andiamo a vedere le impostazioni di sistema. Allora, lingua in missione, informazioni sul telefono, appunto qua vediamo la versione del sistema operativo che è Android 8.1, la patch di sicurezza è aggiornata al 5 giugno 2018, quindi comunque è piuttosto recente, 64 GB di memoria interna, 4 GB appunto di memoria di RAM. Andiamo a vedere invece quanto spazio ci viene lasciato così all'inizio del telefono, 7,42 GB utilizzati di 64, quindi comunque se abbiamo tantissimo spazio a disposizione che ci consentirà di poter installare qualsiasi tipo di programma, applicazione o comunque tutti i video che vogliamo fare senza alcun problema, i nostri bimbi o qui chi ha una bimbi comunque al cibo o quello che sia. Abbiamo il menu a tendina con tutte quante le notifiche come su Android. Ovviamente una delle cose che su cui ho sentito più lamentele è stato il fattore che, essendo che il notch non è stato implementato più di tanto, è stato solamente messo, diciamo, sullo smartphone per abbellire comunque sia la moda del momento, non vedremo le notifiche nella parte alta dello smartphone. Poi in questo momento non ce l'abbiamo, comunque tirando giù il menu a tendina troveremo tutte quante le notifiche o comunque troveremo le notifiche sulla schermata della home senza alcun problema dello sblocco. Allora, andiamo a vedere un attimo la fotocamera. Prendiamo l'adattatore che abbiamo in dotazione, vediamo un attimo se mette a fuoco bene. Uno scatto abbastanza rapido, messa a fuoco buona. Andiamo con il flash, mettiamo flash automatico. Non l'ha fatto.
La foto da vicino comunque viene ben illuminata dal flash. Poi ovviamente tutto quanto sarà riportato successivamente nella recensione del prodotto. Allora, prime impressioni dello smartphone. Tenuto in mano comunque si tiene davvero molto bene, non risulta così pesante da come lo pensavo sinceramente da prima, ovvero dalla scheda tecnica, perché comunque avevo letto 180 grammi, me ero spaventato del fatto che comunque fosse eccessivamente pesante. Anche la grandezza non è eccessiva, se lo metto a paragone con uno smartphone da 5 pollici e mezzo standard, comunque penso risulti decisamente valido. Un attimo solo. Vediamo un confronto con uno smartphone da 5,5 standard e comunque nonostante lo schermo sia più grande risulta decisamente più piccolino da tenere in mano, senza alcun problema, anzi cioè proprio parecchio più piccolo, e questo è uno standard da 5,5 della Lenovo e così via. Vi ringrazio di aver visto il video, condividetelo, mettete mi piace e tutto quello che volete. Ovviamente per qualsiasi domanda mettete sotto nei commenti, nella recensione cercherò di mettere il più possibile le vostre domande, ovviamente cercherò di rispondere il più possibile alle vostre domande. Va bene, vi ringrazio per la visione e grazie di tutto.